gioco! Ciao bambini! Oggi parliamo di amici, speciali, amici che sono verdi e frondosi. Parliamo di alberi. Lo sapete che gli alberi sono nostri amici? Adesso vi spieghiamo perché. Gli alberi sono esseri viventi che appartengono al regno vegetale. Sono piante! Sì, sono piante che possono diventare molto, molto alte. E hanno un tronco che è fatto di legno. E poi rami e foglie che sono la chioma dell'albero. E infine le radici che si sviluppano sottoterra e servono a nutrire e a far crescere tronco e chioma. E tengono gli alberi ben fissati al suolo. Brava Vika! Ma lo sai che ogni parte dell'albero ha una funzione importante? Partiamo proprio dalle radici. Le radici degli alberi formano come una rete sottoterra e così impediscono al terreno di franare. Poi il tronco. Col legno degli alberi gli uomini costruiscono cose fin dall'antichità. Anche la carta viene fatta con il legno. La chioma degli alberi, poi, è la parte più preziosa. Perché fa ombra? Sì, certo! E ci offre così riparo dal caldo estivo. Ma oltre a questo, fa qualcosa di davvero speciale per noi. Attraverso le foglie, gli alberi assorbono dall'aria l'anidride carbonica. E grazie a un processo che si chiama fotosintesi clorofilliana, ci restituiscono ossigeno, che è ciò che noi respiriamo. Vuol dire che gli alberi puliscono l'aria e che senza gli alberi non potremmo respirare. Proprio così! E trattengono anche altre sostanze inquinanti, aiutando a contrastare l'inquinamento. Pensa poi a quanti animali hanno la loro casa sugli alberi. Gli uccelli costruiscono tra i rami i loro nidi. Gli scoiattoli si rifugiano nelle cavità del legno. E così anche tante specie di insetti. E non dimentichiamoci che tanti frutti buonissimi crescono sugli alberi. Hai visto quante cose fanno gli alberi per noi? Ora sappiamo perché gli alberi sono così importanti. E quindi sappiamo anche perché è importante rispettarli e proteggerli. Evviva gli alberi! Evviva i nostri amici! Evviva!